Ciao amici, a chi piace fare le marmellate in casa? A me, perché sono più buone! Vero, oggi vediamo insieme tre segreti indispensabili per fare una marmellata in casa perfetta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per la ricetta di oggi ho scelto le arance rosse dell'Etna, che sono buonissime e piene di benefici. Ho scritto un ebook sui loro benefici con ricette golose e Uzi Beauty. Il link è in descrizione. Allora, segreto 1 per la marmellata. Gli strumenti. Siamo tutti d'accordo, in cucina gli strumenti giusti fanno sempre la differenza. Per una marmellata casalinga a regola d'arte, gli strumenti giusti sono una pentola in acciaio inox con il fondo spesso, barattoli di vetro con l'imboccatura larga, un imbuto a collo largo. Segreto 2. Sterilizzare gli utensili. Se volete che la marmellata duri più a lungo nei barattoli, bisogna sterilizzare bene gli strumenti. Dopo aver lavato i barattoli con acqua e detersivo e averli sciacquati bene, metteteli nel forno a 140 gradi per 20 minuti, poi lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Gli strumenti invece si lasciano in ammollo in acqua bollente per 20 minuti. Prima del terzo segreto, per una marmellata perfetta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale per sostenere la mia divulgazione. Nel frattempo in descrizione vi lascio il link ai miei libri ed ebook e alla playlist con le mie ricettine sfiziose. Segreto 3. Pectina. La pectina è un ingrediente naturale dal potere addensante che si aggiunge per rendere la marmellata ancora più cremosa. In realtà la frutta contiene già pectina e le arance ne sono molto ricche nella buccia e nei semi. E come le uso? Trucchetto facile facile. Avvolgete un po' di buccia e semi delle arance che usate per fare la marmellata in una garza sterile e mettetela in cottura insieme alla polpa. In questo modo rilasciano la loro pectina naturale e anche le sostanze benefiche contenute nella buccia. Per farlo ovviamente dovete usare arance bio con la buccia non trattata. Seguite questi tre trucchetti e la vostra marmellata di arance sarà ancora più densa e cremosa. E voi avete altri trucchi per una marmellata perfetta? Scrivetemeli nei commenti. Per vedere tutti i benefici delle arance andate a vedere questo altro mio video. Adesso condividete questo video sui social. È bello fare la marmellata in casa. Mangia sano e vivi meglio!